rimasti io e lui, amico mio. Io. Che avete qua la carrozzeria. La carrozzeria. E naturalmente qui ogni tanto si fanno ancora questi lavori, si fanno questi lavori e noi d'altronde dobbiamo andare avanti per vivere. Per sopravvivere. Ma quanto costa vivere qui? Quanto costa una casa qua? Penso tanto. Di preciso non calcola un vano locale, una camera, un bagnetto e un ingressetto. Intorno a 1000, 1100, 1200, anche 1500. D'affitto questo. D'affitto, sì. Qui su questa via erano pieno di artigiani, di tutti i mestieri. E anche il tessuto sociale è cambiato enormemente. Prima ci stavano famiglie con due, tre ragazzine, adesso sono tutti singole. Qui viveva Monicelli, tra l'altro. Sopra, sì, al primo piano. Ah, proprio qua viveva? Al primo piano. Al secondo piano di questo palazzo? Sì, di questo palazzo, nel 3. E il numero che è 15, questo è 13. Una persona non tanto socievole, però era educato, si affacciava, salutava, insomma. Diciamo che io qua ho la fortuna di vivere con mio padre, quindi... Ok, però se uno studente volesse vivere qui, d'affitto quanto pagherebbe? Le per una stanza vanno da 450 a 500 500 euro le singole, un po' di più, anche di più. Lui sì, ha trovato un'occasione, io ho trovato l'occasione a 450, ma di solito poi le trovi a 600 oppure di più. Io penso che questo sia un quartiere che si preservi dalla mentalità turistica proprio, no, cioè, a differenza di Campo di dei Fiori o Trastevere, trovi ancora dei posti che chiamano alla tradizione. Non per niente comunque questo è il quartiere in cui ha vissuto Monicelli, e Monicelli ci ha girato qua un sacco di film, quindi sulla romanità proprio, qua vivi Roma, vivi okay. La vera Roma è questa. Che ci sono ancora le persone che l'hanno abitato 50 anni fa, 60, insomma di tanto. È ancora molto, forse è l'unico quartiere più popolare che esiste veramente a Roma, popolare non nel senso di ceto, ma di cittadini romani, no? Dei vari quartieri che si sono trasferiti e sono venuti qua. Comunque un quartiere che vuole rimanere, sì, diciamo così, impermeato nelle proprie tradizioni, ma vuole anche evolversi. Thank you.